perché I video ieri non sono riuscito a mettere su, lunedì ho visto che faccio un po' fatica, adesso però oggi pomeriggio ve li metto su, quelli di ieri oggi. Allora, dunque, intanto vediamo un po', purtroppo qui la luminosità non è il massimo, però dovremmo venire fuori. Intanto una premessa. Allora, io oggi vi introduco a questo software che è R, ce l'avete tutti o qualcuno non ce l'ha installato? Lei non lo deve ancora installare? L'ha già, però aspetti un secondo, lei. Oggi è il mio primo giorno perché mi sono laureato il 26 qua a Parigi. Intanto congratulazioni. Quindi oggi è la prima volta che sto seguendo la lezione, Bene, però passo. No, però lei non ha il PC, adesso sì, però l'ho portato come Ah, l'ha portato. installare tutto sicuramente. No, ma guarda che fa in tempo, perché ora che io parlo e faccio l'introduzione, quindi se lei va sul sito www.rproject.org e va nella sezione download e se lo può installare. Adesso aspettate un attimo che una volta per tutte. Scusatemi solo un secondo, adesso mi sono più bloccato. Allora, vi dicevo, vi introduco all'uso di questo software che essenzialmente è simile a MATLAB come impostazione. Alzate la mano chi sa usare MATLAB. No, diciamo che usare significa porca miseria, che non che siete dei grandissimi intenditori, ma che sapete di che cosa si tratta e chi lo sa usare. Bene, perfetto. Quindi diciamo che non siete utenti esperti di MATLAB. Lei invece mi ha alzato la mano, quindi lei lo sa usare. Bene. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di software che permettono di eseguire dei calcoli e permettono di eseguire dei calcoli, se vogliamo, in modo analogo a quanto fa Excel. Alzi la mano chi sa usare Excel. Bene. Allora, scusatemi, Excel quindi più o meno lo sapete usare tutti. Ecco, io parto da questo presupposto. Se ci sono dei dubbi e vi vergognate ad alzare la mano adesso a dirmi io non so usare Excel, per cortesia me lo venite a dire, d'accordo? Perché parto dal presupposto che tutti sappiate usare Excel, nel senso che sapete fare un grafico. Per me usare Excel significa saper fare un grafico. Ecco, se sapete fare un grafico sapete anche fare due conti, sapete fare copia e incolla, eccetera, eccetera. Bene, allora io parto da questo presupposto. Mi raccomando, non c'è niente di male se invece, perché avete avuto un background diverso, non avete mai utilizzato Excel. Ecco, se è così e vi trovate in difficoltà a seguirmi, vi prego di venirmelo a dire. Io odio fare le domande del tipo chi non sa usare, perché è sempre brutto, no? Che uno deve alzare la mano e dire quando non lo sa usare. Ecco, quindi faccio solo domande del tipo chi ha fatto questo, chi ha fatto quell'altro. Bene, allora Excel più o meno lo sapete usare tutti, più o meno bene diciamo, però lo sapete usare tutti e sapete che è molto utile quando bisogna fare dei conti. Bene, MATLAB e R lavorano in modo analogo, cioè noi li utilizziamo per fare dei conti. Allora, qual è la differenza, quindi qual è il motivo per cui io non uso Excel? Lo potrei tranquillamente fare, ma invece vi introduca dei software diversi. Allora, il motivo è molto semplice. Intanto, Excel, quando c'è da maneggiare, i motivi sono plurimi. Quando c'è da fare dei conti semplici, è sempre la soluzione più rapida. Quindi io non avrei alcun dubbio. Se devo farmi, che so io, una lista delle spese che devo fare per un progetto di ricerca e devo solo calcolarmi delle percentuali di spesa, non c'è dubbio che prendo Excel. Perché il vantaggio di Excel è quello che si dice what you see, what you get, cioè vedi quello che stai facendo. Ecco, sostanzialmente inserisco dei numeri, li vedo allo schermo e in tempo reale i risultati mi compaiono e è molto più immediato e molto più rapido. Ecco, quindi quando i calcoli sono standard, routinari, semplici, non c'è dubbio che è meglio utilizzare Excel. Quando dobbiamo fare dei grafici molto semplici,
del tipo che so io, l'andamento delle iscrizioni al corso di studio di ingegneria per ambiente e territorio dal 1990 al 2017 sono 28 numeri, li metto dentro a mano in Excel, faccio il grafico, è immediato, in 10 minuti lo si fa. Ecco, il problema si complica nel momento in cui dovete maneggiare innanzitutto delle mole di dati abbastanza ampie. Se Excel cominciate ad avere, anziché 28 numeri, ne cominciate ad avere 10.000, diventa un pochino lento. Se avete 1.000.000 di numeri, Excel diventa pressoché impossibile da usare, cioè il numero di colonne ce le ha, di righe ce le ha disponibili, però fate la prova, se cominciate a fare copia e incolla per 1.000.000 di volte, e non sono numeri ma sono formule, diventa estremamente lento. Ecco, il file si esplode, diventa lento e quindi diventa veramente molto difficile. Inoltre, se avete delle esigenze molto specifiche, del tipo io voglio fare un grafico che ha questo è un classico esempio, poi magari nel frattempo Excel l'hanno sistemato, voglio fare un grafico che ha le label a 1, 3, 10 e 12 e voglio mettere i label esattamente, cioè gli indicatori di valore esattamente in queste posizioni qua. Excel fino all'anno scorso non permetteva di farlo e a volte invece è molto utile poterlo fare. Quindi, quando avete esigenze molto specifiche, oppure grafici tridimensionali che sono particolarmente complicati, oppure grafici animati, tridimensionali che ruotano, si girano, si fa vedere da una parte e dall'altra, cioè cose di effetti particolari, speciali, e quando ci sono, ripeto, mole di dati molto alte, Excel diventa complicato. Ecco, complicato, lento, poco produttivo. Allora, noi invece dobbiamo sempre ricercare la soluzione più produttiva. Allora, non so se vi ho già fatto questo discorso, lo faccio tutti gli anni, forse l'ho già fatto anche con voi. Ecco, essere efficienti significa essere molto più competenti sul mondo del lavoro, quindi è fondamentale, io su questo insisterò molto, cioè voi non dovete accontentarvi di fare le cose bene, dovete ricercare la soluzione che vi permette di fare le cose presto e bene, che non è assolutamente vero che presto e bene non stanno insieme, stanno insieme benissimo, chiaramente in alcuni casi non in tutti, però noi ci dobbiamo chiedere se stanno bene insieme e molto spesso nel nostro ambito la risposta è sì, stanno bene insieme, quindi dovete fare le cose bene, quindi significa dover conoscere la teoria, significa conoscere come si risolvono i problemi, ma poi dovete anche chiedervi alla luce della tecnologia disponibile qual è la soluzione più efficiente. Allora, se usate Excel e a fare un lavoro ci mettete 8 ore e non sapete che utilizzando MATLAB sarebbe stato possibile chiuderlo in 6, avete perso 2 ore. Allora, quelle 2 ore, nel migliore, anzi, diciamo, nel peggiore dei casi, avreste potuto, sono ore perse per voi. Perché se uno, anziché lavorare 8 ore, riesce a lavorare 6, voi capite che ha 2 ore per la famiglia, per sé, per studiare, per altre cose. Ecco, poi purtroppo ci sono dei casi in cui il lavoro, se non lo consegnate oggi ma lo consegnate domani, magari perdete quel cliente per la prossima volta, perché nel frattempo magari qualcun altro vi ha consegnato il lavoro 2 giorni prima. Ecco, questo è fondamentale, cioè credete che quando un datore di lavoro, un'impresa, si rende conto che siete bravi, fate le cose velocemente, prima di lasciarvi andare via ci pensano 2 volte, oppure prima di non assumervi ci pensano 2 volte. Quindi è fondamentale che voi abbiate una conoscenza completa degli strumenti disponibili. Ecco, c'è la complicazione che questi strumenti cambiano di giorno in giorno, cioè ormai siamo messi in queste condizioni, il che è molto stimolante, ma al tempo stesso è impegnativo. Cioè tutto ciò che è connesso al calcolo numerico si evolve molto rapidamente, devo dire negli ultimi anni neanche tantissimo, c'è stato un periodo, il calcolo numerico e i computer sono stati introdotti negli anni 80, però nell'uso comune all'università anni 90, diciamo 95, nell'uso comune, diciamo, quotidiano anche dei professionisti negli anni 2000, quindi c'è stato dal 95 al 2005 un'evoluzione molto forte, adesso insomma più o meno il ritmo è un pochino più assestato, però veramente rimanere aggiornati sulla tecnologia è molto importante, è per questo motivo che io preferisco dedicare del tempo. Ecco, che voi siate al quarto anno del vostro corso di studi e stiate adesso cominciando ad utilizzare MATLAB è del tutto comprensibile, nel senso che il nostro sistema, ma non solo il nostro, anche a livello internazionale, è così, è organizzato in questo modo.
però credete che alla luce della tecnologia moderna non sarà più sostenibile. Cioè, adesso le scuole elementari cominciano a dire ai bambini di portare i tablet, quindi quando queste persone saranno sul mercato del lavoro tra 20 anni, questi, anche che alla vostra età a iniziare a usare il tablet, lo sapranno già usare dalle scuole medie e dalle scuole superiori. Ecco, quindi è molto importante che voi facciate lo sforzo per mettervi al passo, altrimenti è la stessa cosa che dico a me stesso, se tra 20 anni non riesco a tenere il passo con chi arriverà. E voglio dire, non c'è niente di male, però bisogna essere consapevoli di che cosa questo significa. Bene, allora, per questo motivo io voglio insegnarvi ad usare queste opportunità in più, MATLAB, R, perché in taluni casi vi permettono di risparmiare tempo. Tenete presente che il lavoro dell'ingegnere è spesso fatto di calcoli ripetitivi e ve ne rendete conto. Perché Excel è comodo? Perché permette di fare copia e incolla. Allora uno la formula la mette dentro una volta sola e poi dopo fa copia e incolla e la ripete 100 volte. Ecco, questo immaginatevi, 20 anni fa eravamo ancora al punto in cui l'ingegnere prendeva la calcolatrice e se doveva fare 100 calcoli li faceva 100 volte con valori ad esempio delle forzanti esterne diversi. Ecco, adesso invece con Excel facciamo il calcolo una volta sola, copia e incolla, e l'abbiamo fatto. Ecco, quindi immaginatevi quanto tempo si è risparmiato. Ora, se voi dovete fare nel corso della vostra giornata per chiudere un lavoro la stessa operazione 100 volte, il che significa che se ci mettete a fare questa operazione 8 minuti, sono 800 minuti, sono 12 ore di lavoro, un po' di più, sono 13 ore di lavoro. Bene. Se volete fare questa operazione, ce ne mettete 6, fate un po' i conti a fine giornata di quanto tempo avete risparmiato. Avete risparmiato 200 minuti, che sono 3 ore. Quindi non è una cosa banale. Io delle volte insisterò sul fatto di dire: guardate che questa operazione qui la potevate fare mettendoci 20 secondi di meno. Ecco, non è banale. Al termine della giornata uno somma i 20 secondi e io ad esempio vado a correre. Quindi questo è fondamentale. Oppure si inizia un lavoro successivo. È veramente importante. Bene, allora io non mi accontento che voi sappiate usare Excel e dico dovete perlomeno sapere usare MATLAB. E questo va bene, avete un corso che vi insegna a usare MATLAB, io questo lo so, e allora dico, bene, siccome più o meno dovreste arrivare tra quest'anno e l'anno prossimo a sapere usare MATLAB decentemente, io vi insegno qualcosa di diverso, che però è molto simile. Ecco, questi programmi hanno anche, rispetto ad Excel, un valore aggiunto notevole, cioè questi, diciamo, software, sono programmabili, ovvero io riesco a scrivere in questi software dei programmi. Che cos'è un programma? È una lista di istruzioni che uno dà al computer da eseguire, non è altro che una lista della spesa, per cui se uno dice, allora, io ho un dato in ingresso che è A, il cui valore cambia, che può essere il carico, nel nostro caso, l'altezza idrica. Bene, allora io dico, questo valore A, che è una condizione iniziale, voglio calcolare una F di A. Bene, e quindi questa è la prima cosa che ho bisogno di fare. Allora in Excel io cosa farei? Scriverei la formula F di A. Bene, poi F di A, che ne so io, devo calcolare la radice quadrata. Adesso questo non è un bel esempio perché uno lo poteva inserire direttamente in questa, però F di A potrebbe essere incrociato con un altro dato in ingresso. Prendo il dato B e mi calcolo, diciamo così, perché non era un esempio che mi piaceva, la radice quadrata. Cioè, una volta che hai noto il dato B, entra e ti calcoli F di A più B, seconda istruzione. E poi via via vai avanti, e poi a un certo punto io gli chiedo, introduco l'istruzione se, cioè se f di a più b è minore di 10, fai questo. Quindi c'è una condizione che mi fa fare due istruzioni diverse. E questo è tipico, no? Noi delle volte facciamo dei calcoli e diciamo, se l'altezza idrica supera l'argine, allora esonda e devo andare nella direzione col calcolo e calcolare l'area allagata. Se invece l'altezza idrica non supera l'argine, bene, andiamo avanti un altro metro. Questa è una condizione. Ecco, allora in Excel uno cosa fa? Fa il calcolo, poi guarda e dice, ah, è superiore all'argine, allora aspetta che scrivo un'altra formula.
Bene, e tutto questo in Excel tipicamente noi lo facciamo sequenzialmente noi stessi, cioè controlliamo i risultati e decidiamo in che direzione andare. Ecco, invece è possibile dire al computer di farli da solo. E quindi gli si dà una lista di istruzioni con delle condizioni e poi gli si può anche dire di ripetere il calcolo con un altro valore di A. Quindi entriamo con A uguale a 10, poi entriamo con A uguale a 15, perché ad esempio volete vedere con diverse condizioni al contorno che cosa succede, no? E allora glielo dite. Ecco, la lista della spesa che io sto facendo, no, altro non è che un programma. Si può fare anche in Excel. Se voi siete utenti esperti di Excel, sapete che Excel prevede le cosiddette macro. Ecco, le macro sono proprio delle registrazioni, cioè uno fa un calcolo e dice al computer registrami quello che sto facendo e alla fine della registrazione glielo si può far ripetere, ad esempio con un valore diverso di A. Ecco, questo è molto utile, però le macro in Excel sono un po' laboriose, poi tutte le volte che lo si apre dice attenzione c'è una macro, potrebbe essere un virus, ecco, sono un po' laboriose da scrivere, però anche in Excel si può fare. Ecco, MATLAB e R hanno questo valore aggiunto, che sono programmabili, cioè io molto facilmente, lo vedremo, riesco a dargli questa lista di istruzioni che mi consente di ripetere i calcoli. Allora, noi di solito siamo abituati a utilizzare programmi già fatti. Ecco, Excel ha delle funzioni proprie. Quando noi calcoliamo la media di Excel, quello è un programma. Cioè Excel prende tutti i numeri di cui vogliamo calcolare la media, li somma e li divide per il loro numero. Quello è un programma. Cioè, senza volerlo, stiamo utilizzando un programma che è già scritto in Excel. Pure MATLAB e R hanno dei programmi, la cosa bella è che riusciamo a personalizzarli. Quindi io, ad esempio, in Excel, se volessi crearmi una funzione che calcola la media, la divide per 2, è laborioso. Lo posso fare, ma è laborioso. Ecco, con MATLAB e R invece è semplicissimo. Quindi la possibilità di personalizzare più facilmente è un valore aggiunto. Ecco, per contro, chiaramente hanno uno svantaggio questi programmi. Essendo disponibili alla personalizzazione, sono normalmente alla partenza, nel momento in cui si presentano, più grezzi. Cioè, non danno spesso la possibilità di what you see, what you get. Cioè, loro dicono programmami, io ti do il risultato, non ti guido passo passo come fa Excel, in cui noi riusciamo a vedere sullo schermo tutto. Allora, per questo motivo io dico, devo fare un budget, una lista di spese, la faccio in Excel, perché poi ve la faccio vedere e la vedo. Ecco, farla in MATLAB R è più difficile. MATLAB R sono più grezzi, sono più aperti ad ascoltare le vostre istruzioni, però proprio per questo motivo sono a un livello di evoluzione un po' più basso. Cioè dicono, guarda, tu mi puoi personalizzare, personalizzami, io di mio non sono molto evoluto, devi evolvermi tu come piace a te. Ecco, questo è un modo semplice per spiegarvi la differenza. Allora, a questo punto vi potreste chiedere, ma perché due programmi, MATLAB e R? E adesso veniamo alle differenze tra loro due. Allora, c'è una differenza fondamentale, che è il motivo per cui io vi introduco ad R. R è libero, MATLAB no. Allora, MATLAB è commerciale. Commerciale significa che a rigore voi dovete comprarlo e dopo lo potete usare, però lo dovete comprare. Se siete all'interno del campus, lo potete utilizzare comunque perché c'è la licenza campus. Se andate a casa non lo potreste utilizzare, per cui adesso la licenza campus non lo so se potete anche portarlo a casa, questa non è un'idea sinceramente, ma direi di no. Però morale, lo studente spesso come risolve col crack, no? Con le copie craccate, però attenzione perché è rischioso, soprattutto al mondo d'oggi che siamo tutti connessi, quindi non è difficile per una casa produttrice beccarvi che state usando una copia craccata. Ecco, a questo proposito apro e chiudo una parentesi, fate molta attenzione a quello che sto dicendo, perché io ho avuto esperienze, non io personalmente, ma alcuni studenti, io ero coordinatore di corso di studio, hanno avuto delle esperienze abbastanza complesse. E tenete presente che nel momento in cui si cracca un software c'è il penale di mezzo. Quindi praticamente, insomma, io ho avuto delle situazioni da gestire molto delicate di studenti completamente ignari,
o quasi, perché lo sapevano che stavano calcando, ma non pensavano che fosse così rischioso. Ecco, sono situazioni complesse, in cui è prevista l'espulsione dal corso di studio, dall'università, insomma, ci sono delle situazioni. Bisogna stare molto attenti a questo tipo di reati, al plagio e all'uso non concesso di prodotti commerciali. Bisogna stare molto attenti perché si va veramente, anche a copiare la tesi di laurea, che una volta uno la faceva sempre franca, adesso state molto attenti perché purtroppo io ho avuto esperienze di studenti che sono stati espulsi dall'Ateneo perché avevano copiato parte della tesi di laurea. Ecco, adesso non la facciamo mica tanto franca con queste cose qui, per cui io personalmente sto attentissimo. Ecco, soprattutto non la facciamo tanto franca all'interno dell'Ateneo, perché qui, anche se uno non ci crede, siamo giustamente tutti controllati, per cui se a qualcuno viene in mente, perché c'è un'inchiesta dell'autorità giudiziaria, di tirar fuori chi è stato a usare quel software calcato all'interno dell'Ateneo, l'Ateneo ci arriva. Ecco, ci sono chiaramente delle questioni di privacy che però di fronte all'inchiesta dell'autorità giudiziaria cadono. Quindi vi prego di fare molta attenzione a questo aspetto. Per cui io, ad esempio, anch'io scarico i film, no? Però non mi sogno neanche di scaricarli da dentro l'Ateneo perché è rischioso. Da casa, insomma, è difficile che mi becchino, che mi becchino. Quindi da casa lo faccio, poi insomma adesso scaricare un film non è così grave, cioè il problema invece di craccare un software dovete chiedervi quanto è grave il reato che sto facendo, guardate quanto costa, se costa 50 euro non è grave, se ne costa 30.000 come quello studente che abbiamo dovuto trarre in salvo è grave, perché come minimo vi chiedono i 30.000 euro, come minimo, ma in realtà poi aggiungono le multe, aggiungono qui, aggiungono là e si arriva a delle cifre che fanno drizzare i capelli anche a chi non le deve mettere. Quindi sostanzialmente questa è la domanda che dovete porre, cioè scaricate un film, quanto costa prenderlo? Un film di Alberto Sordi cosa costerà? 10 euro, quelli che scarico io che ormai se invece andate a scaricare qualcosa che costa 20.000 euro dovete fare molta attenzione a quello che state facendo. Allora torniamo a noi, matrice commerciale, questo significa che dovete acquistarlo, non costa tantissimo per una licenza singola. Secondo me ce la si cava con poche centinaia di euro, e poi non dura all'infinito, comunque non costa tanto, però è commerciale e comporta tutta una serie di altre conseguenze, ovvero i programmi che voi producete e i risultati che voi producete sono visualizzabili da chi ha MATLAB, da chi ha quindi la licenza, quindi pone qualche problema di comunicazione. Tenete presente che noi siamo abituati a avere a che fare con il software commerciale, Excel è commerciale, Windows è commerciale. Ecco, quindi se il software, ripeto, costa poco non è un grande problema, se costa tanto lo potrebbe essere. Per cui ci sono nell'ambito dell'idraulica dei software che costano 70-80.000 euro di propagazione di stima delle aree allagabili, ad esempio, e questo è un po' un problema, perché quando uno poi deve andare a interagire con chi non ce l'ha, è un po' un problema. Bene, ecco, allora adesso questo discorso che vi sto facendo mi serve per concludere che andando verso il futuro diventerà sempre più prevalente l'utilizzo del software libero. Ecco, in taluni casi, tra l'altro, il software libero, potendo contare su una comunità libera di assistenza, risulta di utilizzo molto più efficiente e molto più conveniente proprio anche dal punto di vista della produttività rispetto al software commerciale. Questo non si verifica in tutti i casi, per cui se uno mi venisse a chiedere qual è il miglior word processor per scrivere una lettera, io direi senza dubbio Word, e LibreOffice non è allo stesso livello. Se uno invece mi chiede qual è il miglior software per questo tipo di calcoli di tipo tecnico, qual è il migliore tra MATLAB e R, io se dovessi dare un giudizio a colpo sicuro direi che R è meglio rispetto a MATLAB. La realtà è che spesso non esiste una soluzione univocamente migliore di un'altra quando si parla di software o di metodi di calcolo. Esistono soluzioni che sono migliori in determinate circostanze. E quindi per voi è necessario avere un panorama abbastanza completo in modo da scegliere di volta in volta la soluzione che è più conveniente. Ecco, e anche per questo motivo io vi do una arma in più da tentare.
Un'ultima, prima di partire, un ultimo accenno al sistema operativo, visto che abbiamo parlato di software libero e software non libero. Allora, nel momento in cui voi accendete un PC e lo fate partire, avete la possibilità di scegliere il sistema operativo da utilizzare. Allora, il sistema operativo che va per la maggiore è Windows, per cui spesso è preinstallato nei PC. Non è l'unico però, e anche se è preinstallato, voi potete decidere di cambiare il sistema operativo. Ecco, gli altri due sistemi operativi che vanno per la maggiore sono Unix, che per il PC è chiamato Linux, e Mac. Allora, Mac arriva preinstallato con i computer Mac, non è, è sconsigliabile installare il sistema operativo Mac su un computer non Mac, quindi diciamo che Mac è una scelta spesso che viene con l'acquisto di un Mac, ma che io non consiglierei mai di fare, a parte che non è libero, e quindi insomma metterlo su un altro PC, non lo consiglierei mai di fare, di metterlo su un PC non Mac. Ecco, Linux è invece un sistema operativo libero, completamente libero e aperto. Aperto significa che voi potete vedere il codice sorgente e poi è aperto anche nel senso che se lo volete modificare in qualche modo lo potete fare se ne avessimo le competenze. Io non l'ho mai fatto, ad esempio. Windows non è modificabile. Ecco, allora a questo punto chiaramente lo studente si chiede, ok, se io ho un computer Mac, mi prendo il sistema operativo Mac e va benissimo, io proprio il consiglio che vi do è non pensate di cambiarlo perché va molto bene, per cui sarebbe per me sconsigliabile acquistare un computer Mac e metterci un sistema operativo Windows oppure Linux, è possibile farlo, ma io non lo farei assolutamente, perché Mac è un sistema operativo che va bene. E invece se comprate un computer non Mac, chiaramente si potrebbe porre la domanda di dire io ci metto Linux o ci metto Windows. Allora anche in questo caso la risposta è dipende da cosa dovete fare. Io non uso Windows da anni, però sono il primo anche a dire che per certe applicazioni lo uso con un artificio che riesco a ripescare, a costruire una macchina virtuale del PC, su questi dettagli non ci andiamo. Però per certe applicazioni ci sono degli applicativi web come registrare gli esami che non sono mai riusciti a farli andare sotto Linux e quindi qualcuno ci è riuscito, io non so perché mi pianto sempre, e non mi sono mai impegnato più di tanto, lo dico, faccio partire la macchina Windows e lo faccio comunque, non c'è problema. Ecco, poi vi ho detto anche che uso Office, uso parecchio Excel, uso parecchio Word, c'è modo di farli girare sotto Linux, pur dobbiamo essere consapevoli però che dobbiamo comunque prima acquistarli, quindi acquistare Office e poi per farlo girare sotto Linux. Quindi morale dipende dalla situazione in cui vi trovate. Ecco, io il consiglio spassionato che vi do è di Linux, di imparare ad usarlo. Perché voi dovete capire qual è il meglio di Windows, quali sono i lati positivi di Windows e quali sono i lati positivi di Linux. Dovete saper usare tutte e due. Perché qual è il motivo per cui io a un certo punto mi sono messo a usare Linux? Allora, il motivo è molto semplice. Io mi sono reso conto che macchina Windows, messo su IP statico, IP statico vuol dire che è sempre connessa alla rete, sempre accesa, e l'università ha un punto d'accesso statico, vuol dire sempre quello è, è come se fosse un indirizzo stradale dove il computer sta sempre lì. Quando siamo a casa invece l'indirizzo viene assegnato dal provider Vodafone e cambia ogni volta. Bene, questa cosa io non avevo capito qual era la differenza. La differenza è molto semplice, che una volta che qualcuno che vuole divertirsi a fare uno scherzo ha imparato l'indirizzo del PC che io tengo sempre acceso in università, l'indirizzo quello è, lui ha tutto il tempo di mettersi lì e trovare il modo giusto per entrare. E poi una volta che è entrato si diverte, a me è successo un po' di tutto, no? Questo comporta molto spesso che, allora io PC sempre acceso, sempre attaccato alla rete, alla terza volta che lo fulminavano ho detto basta, non ne posso più. Ecco, con Linux questo non mi è mai successo, ovvero Linux è molto meno vulnerabile ai virus, io non ho neanche antivirus sul PC. Tenete presente che l'antivirus è comunque consuma risorse e bisogna sempre controllare se è aggiornato e poi qualche volta mi fulminavano il computer lo stesso. Adesso mi dicono che non succede più, che Windows è diventato molto più sicuro, può essere. Ecco, poi può essere, però io nel frattempo sono passato a Linux. Poi un'altra ragione è questa, Windows mi dicono che adesso è migliorato anche da questo aspetto. Allora, tipicamente per l'utilizzo che avevo io, che era un utilizzo intensivo ma neanche tantissimo, ogni due anni dovevo reinstallare il sistema operativo. Questo perché? Perché ha un file che non si può eliminare, che cresce indefinitamente man mano che usate il PC, e lo trovate anche, se navigate col file manager lo trovate.
Ecco, quel file, se lo eliminate, il PC non parte più e va reinstallato il sistema operativo, e siccome cresce indefinitamente, arriva a un certo punto che il sistema operativo diventa lento. Questa è una caratteristica comune a tutti i sistemi operativi, cioè qualunque sistema operativo, adesso mi viene in mente che non ve ne ho neanche spiegato cos'è il sistema operativo, adesso lo spiego. Qualunque sistema operativo che voi utilizzate ha una durata limitata, cioè con l'andare del tempo, vuoi perché installate programmi, poi li disinstallate, vuoi perché appunto comincia a occupare degli spazi di disco, con l'andare del tempo diventa necessario sostituirlo, cioè reinstallarlo. Ecco, il problema qual è? Che la durata di Linux è 10 volte superiore a quella di Windows. E tra l'altro mi sono anche reso conto che chiedendo meno risorse al computer, Linux fa durare di più gli hard disk, fa durare di più tutto. Ecco, poi, oltretutto, Windows ha questa politica commerciale di diventare sempre più demanding per il PC. Ecco, perché viene fatto questo? Viene fatto per l'ovvio motivo di farvi cambiare il computer, per cui io in passato ogni due anni dovevo cambiarlo, perché non ci sta più, o non ci sta fisicamente, oppure il PC non gli andava dietro. Ecco, Linux ha delle versioni che invece io sto usando un PC di 10 anni fa e lo uso con grande soddisfazione. Prendo la versione che è poco demanding e riesco a utilizzare anche le macchine vecchie. Quindi ci sono tutta una serie di motivi per cui io ho preferito andare in quella direzione e che potrebbero rendere preferibile quella direzione anche per voi, almeno in certe circostanze. Ecco, tenete presente che imparare ad utilizzare un nuovo sistema operativo richiede sforzo e richiede tempo, e non c'è tempo migliore per farlo che quello della vostra carriera universitaria, perché quando andrete a lavorare avrete meno tempo. Allora io vi suggerisco adesso di farlo, quindi che cosa fate? Se siete utenti di Windows, vi dico andate a tirare fuori dalla cassetta un vecchio computer e poi dopo gli installate una versione di Linux e poi dopo cominciate a rendervi conto di come funziona. Ecco, vi renderete conto che se va su al primo colpo, perché c'è questo problema con le macchine vecchie, e la macchina vecchia, se è molto vecchia, potrebbe dire io non ce la faccio a caricare questo sistema operativo. È difficile, io ho notato che fino all'età della macchina di una decina d'anni va su, però se va su al primo colpo vi renderete conto che è del tutto simile a Windows e non c'è una gran differenza. Poi i problemi possono venire quando dovete fare girare Office, ma anche lì tutto è risolvibile. Bene, allora detto questo, però ovviamente noi partiamo dandovi la possibilità di scegliere, quindi adesso noi partiamo con io che uso Linux e forse sono l'unico, qualcuno di voi che usa Windows e altri che usano Mac. Non c'è problema, perché tanto il risultato che viene fuori dovrebbe essere lo stesso. Ecco, l'unico problema qual è? Che è la visione sullo schermo è diversa, cioè i programmi R in particolare appare in soluzione diversa su Mac, Windows e Linux. Io adesso vi guido a una soluzione che ci permette di lavorare in condizioni simili, però l'aspetto è diverso. Quindi non bisogna formalizzarsi sull'aspetto, non bisogna formalizzarsi su ciò che facciamo. Quindi non preoccupatevi se vedete un aspetto diverso, preoccupatevi di ciò che facciamo. Altra questione è, quindi, sostanzialmente, per esempio, Windows R è più user-friendly rispetto a Linux. Ci sono i menu. Ecco, io vi dirò, ignorate i menu. Poi dopo, quando avrete tempo, esplorate, vedete che cosa vi permettono di fare. Però, per poter lavorare tutti insieme, vi chiederò di venirmi dietro. Ecco, l'altra cosa è che, soprattutto su Mac, ci sono alcune istruzioni che potrebbero essere diverse. Quindi capiterà, quando faremo gli esercizi, qualcuno mi dice, mi dà errore perché... E allora io mi renderò conto che è un Mac e cercheremo di capire assieme qual è la soluzione giusta per il Mac. Ecco, per terminare, prima di partire a lavorare, ricordatevi che il sistema operativo è un interprete tra voi e l'hardware. Cioè, se noi possiamo permetterci su un PC di cliccare su un bottone, di far apparire un menu a tendina, è perché c'è il sistema operativo che prende l'input dal mouse e lo trasferisce alla macchina, al PC, in linguaggio macchina. Questo è quello che fa un sistema operativo, è assolutamente necessario. Il programma è qualcosa di più, ovvero il sistema operativo si limita a mettervi nelle condizioni di dialogare con la macchina, quindi si limita a
e mettermi nelle condizioni di vedere la scheda di rete, di proiettare le cose a schermo, di recepire l'input del mouse, ma tipicamente non fa calcoli. Nel momento in cui voi dal sistema operativo cliccate su un'icona e fate partire Word, avete fatto partire un programma. È qualcosa che è sempre un interprete tra voi e la macchina, ma a un livello superiore del sistema operativo. I programmi normalmente non sono preinstallati, il sistema operativo sì, i programmi no, o meglio, solo alcuni base. Perché questo? Perché viene data a voi la possibilità di personalizzare. Bene, noi abbiamo installato R. Allora, voi adesso dovete farlo partire. Lo fate partire, ci cliccate sopra e succederà qualcosa. E la stessa cosa faccio io. Allora, per farlo partire a me basta dire R e mi salta fuori questo. Allora, se voi lo fate partire da Windows dovrebbero saltarvi fuori diverse finestre, forse almeno due. Bene, perfetto. Però dovreste trovare una finestra che vi riporta questo scritto. È la stessa cosa Mac. Se non è chiaramente un po' diverso, no? Perché questo dice, da qualche parte c'è scritto, vedete, che è platform Linux GNU 64 bit, poi avrete Windows, eccetera, eccetera. Un po' diverso, però dovrebbe comparirvi questa scritta di benvenuto e soprattutto vi appare un segno di maggiore che è il segno del cursore. Allora, prima differenza tra questi programmi ed Excel. Questi programmi attendono la vostra istruzione, cioè il segno di maggiore significa che sono pronto, dimmi cosa devo fare. Excel è la stessa cosa, perché anche in Excel dovete poi cliccare su una cella e andarci a scrivere la formula. Però in Excel voi è molto più intuitivo, perché